Integrazione, recupero del patrimonio ambientale e formazione sono le parole chiave del progetto pilota che vede capofila la Fondazione Monasterio e la Prefettura di Massa Carrara per la produzione dell'olio del cuore. Innanzitutto per formarli, quindi insegnargli un mestiere, di conseguenza lavorare, quindi inclusione sociale e avere alla fine del periodo di formazione, addirittura il progetto si chiama L'olio del cuore, la possibilità di produrre addirittura dell'olio dopo la raccolta delle olive dagli alberi e l'eventuale ricavato di questo progetto sarà dato dalla Fondazione, utilizzato dalla Fondazione per l'assistenza ai pazienti cardiologici, per la ricerca. Credo che sia veramente un bel progetto già in fase di realizzazione perché sono già state selezionate le persone, quindi i migranti, gli ospiti. Il progetto prevede il recupero di un uliveto di circa 7 ettari a monte dell'ospedale del cuore. Sul terreno insistono 395 piante che torneranno ad essere coltivate e curate da 20 migranti attualmente ospitati nei centri di accoglienza straordinaria sul territorio provinciale. Insomma, un progetto, quello che parte ed è già partito in realtà qui a Massa, che può diventare un esempio e non fermarsi qui in Toscana, ma diventare appunto una linea guida a livello nazionale. Questo è veramente un progetto pilota, in realtà già alcune esperienze sul territorio nazionale di questo tipo noi le abbiamo promosse in passato perché teniamo all'integrazione, devo dire l'integrazione è l'integrazione sociale delle persone migranti è comunque un obiettivo del ministro Piantedosi ed è stato rappresentato dal governo anche all'alto commissario Grandi quando è arrivato, quindi è comunque bene. Questa dell'accoglienza, della prima accoglienza che già punta sull'inclusione sociale è sicuramente un modello da replicare per quanto possibile in altre esperienze sul territorio nazionale.